E qua adesso continuiamo, vediamo, non sappiamo, allora Air Circus, anche questa mai fatta in vita mia, vediamocela un po'. Mamma mia, ci sei Gigetto? Ci sei Gigetto? Stai alto? Occhio! Cacchio, che bello! E la tentazione è sempre quella di... chiaramente giriamo con le dita sui freni. La tentazione a volte è quella di dargli la pelatina. Ma ti rendi conto che se gli dai la pelatina perdi un sacco. Solo che sai, non avendola mai fatta è meglio non fidarsi. Oh. Doppio, doppio! Gigio c'è! Gigetto c'è! Sarà un quarto d'ora, ragazzi, che scendiamo, non so che cacchio di... Mamma che sballo! Mamma che sballo! Cioè, ci sono dei pezzi che chiaramente perdi un po' di velocità con le TH e quindi sei lì che arranchi un po', ma appena prendi un po' di velocità e riesci a sdoppiarti via qualcosina, tipo qua, che figata! Che bello! Collo un po' spezzato, santo cielo, che splendore! E come sempre rinnovo tutti i bike park d'Italia a mandare i loro trail builder pagati da voi qua per apprendere l'arte del flow, di come costruire i trail, di come non formare le pozze e di tante altre cose che solo qua si vedono. Voi mi direte, sì, ma Whistler c'hanno i soldi, sì, ma quel che vuoi, sta di fatto che Whistler è un paesino nato negli anni 70 dove prima non c'era un cacchio di niente e in poco tempo sono diventati i numeri uno, quindi anche qua c'era da sdoppiare, quindi scuse non ce n'è. Vogliono fare le cose fatte bene, bisogna investire, cacciare i soldi e allora dopo fai i soldi. Sai che c'ho male alla milza? Però non mi voglio fermare, troppo. Dai, mi fermo qua. Ole! Qua, così. Bella lì. Allora Igio, com'è sto trail? Ehi, è spettacolare. C'ho la milza ribaltata, ma è spettacolare. Lori, com'è sto trail? È veramente spaventoso, bellissimo, divertentissimo, tante curve, stancante. Apex. Io non apro neanche le mani. Padre nostro. Eppure era peggio ieri per me con le mani. Oggi io non soffro tanto le mani. Barca. Soffrivo le gambe prima. Io, padre nostro, va bene, altre 700 curve
Non abbiamo ancora preso un impianto. Tipo un quarto d'ora di discesa così, tutta di curve. E ancora non abbiamo preso impianto. E via, una bella pompata. E dagliela sta pompata, Igio. War ride della morte, quello faceva veramente cagare. Bello questo, guarda qua. Igio, l'anno prossimo portiamo due bici. Qua ci vuole la front. La front da 29. No, io ero veramente tentato di portare le enduro. Il problema è nel resto del bike park che è tanto distrutto e l'enduro la smonti, la distruggi. Mentre la mia bella Donowheel. Qua cos'è? Ah, li odio sui pezzi. Bello quando riesci a guardare un po' davanti. Mamma mia che cambi che ci sono. Che cambi, che cambi. I cambi sarebbero cambi di pendenza, di... Montagne russe, raga, bisogna pedalare e le gambe finite, finite le gambe. Oh. Ci sei, Igio? Sì, dimmi che è finito, vedi? Una delle poche volte in vita mia che dico dimmi che è finito il trail. E vai! Ci facciamo anche il drop finale. Bella cagata di drop. Ma per il resto è andato tutto bene. Qua siamo sempre a Creekside, che ve lo ricorderete è come Whistler, ma non c'è un'anima viva. La tipa bionda è molto carina.